Approfondimento quest'oggi sui trasporti regionali, un focus ovviamente su Alghero. Siamo in compagnia dell'assessore regionale ai trasporti Buongiorno. Antonio Moro. Buongiorno. Benvenuto assessore. Io partirei subito da una notizia che è emersa ieri, perché ieri il suo assessorato ha segnalato al garante della concorrenza una tariffa volotea sicuramente spropositata, 410 euro. Sul volo Olbia-Roma, una tariffa che risulta più di 5 volte superiore rispetto alla tariffa massima applicabile. Ecco, questo è un po' un problema che è emerso in questi mesi, non solo legato alla continuità territoriale. Tra l'altro, sul tetto alle tariffe c'è stato un intervento governativo che è Esatto. stato, Sì, insomma, ha ed sollevato un po' di polemiche. è proprio al decreto governativo che abbiamo fatto riferimento nel segnalare, così come previsto appunto dalla norma nazionale, all'antitrust una tariffa palesemente fuori mercato che è frutto di quelle politiche di prezzo e di profitto che le compagnie praticano su alcuni voli della Sardegna, in particolare condizioni di picco della domanda. Ecco, ieri il controesodo ha dimostrato che quando c'è un picco nella domanda le compagnie praticano prezzi fuori mercato e il tutto è ancora più grave considerato che essendo una rotta della continuità territoriale le compagnie agiscono in regime di esclusività nel collegamento tra Olbia e Roma. È una delle criticità maggiori della continuità territoriale. Appuntamento adesso il 6 settembre a Bruxelles, incontrerete la commissaria dei trasporti Edina Vlean, porterete un dossier abbastanza Ma corposo. il tema delle tariffe per quanto riguarda le rotte della continuità territoriale, cioè quelle da e per i tre aeroporti sardi con gli aeroporti di Roma e Milano, non è certamente un tema nuovo, ma è un tema che si ripropone in tutta la sua gravità ad ogni occasione ed in particolare nel corso della stagione estiva. L'essere passati dalla tariffa unica a una tariffa non residenti libera, cioè lasciata in balia appunto delle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie, e anche, oserei dire, delle speculazioni che vengono fatte sui picchi della domanda, rappresenta una delle questioni irrisolte in Europa ed è proprio nell'incontro che noi andremo a fare col commissario dei trasporti a Bruxelles che incentreremo il nostro incontro su quelle che sono le evidenti difficoltà del sistema della continuità territoriale che principalmente possiamo ricondurre a due grandi questioni. La prima riguarda non aver previsto un tetto alla tariffa massima non residenti, la seconda riguarda una sottostima del traffico residenti che ha fatto sì che nei bandi fossero quantificati un numero di frequenze e di voli insufficiente a garantire i collegamenti con la Sardegna e da qui bisogna partire per migliorare l'attuale sistema e preparare il confronto con l'Europa perché questi nodi vengano risolti in vista dei prossimi bandi. Siete fiduciosi per questo incontro? Presumiamo sarà forse il primo di una serie di incontri intanto. Ma noi anzitutto siamo realisti, secondo lavoriamo ogni giorno per migliorare i servizi del trasporto aereo, come quello marittimo, come quello terrestre, per dare ai sardi una sempre più maggior quota di quel diritto alla mobilità di cui hanno bisogno. Il tema dei trasporti aerei e della continuità territoriale non è certamente, ripeto, un tema nuovo in Sardegna, occorre affrontarlo con tutti gli strumenti che sono nella nostra disponibilità per migliorare appunto la garanzia dell'irrinunciabile diritto alla mobilità dei sardi. In questo momento io credo che serva riaprire il confronto con Bruxelles, mettere sul tavolo le criticità che sono riconducibili ai due temi che ho appena accennato e dar seguito a quelli che sono gli ulteriori strumenti che l'attuale norme nazionali ed europee ci consentono di utilizzare, ad iniziare dagli aiuti diretti ai vettori per l'apertura delle nuove rotte, che è il provvedimento che sarà all'attenzione dell'Aula in occasione della discussione del collegato alla legge finanziaria, e la sperimentazione sugli aiuti diretti al passeggero per l'abbattimento del costo del biglietto aereo. Io credo che questi tre strumenti, che sono tra loro non soltanto compatibili, ma non sono in contrasto l'uno con l'altro,
l'altro, utilizzati nella maniera corretta, possano disegnare un nuovo sistema dei trasporti aereo che calzi alle necessità della Sardegna e soddisfi, ripeto, l'irrinunciabile diritto e il bisogno alla continuità territoriale. Ecco, io vorrei parlare un po' dei dati, no? Perché in settimana la Regione appunto ha diffuso i dati relativi agli arrivi, al traffico passeggeri in crescita in porti e aeroporti sardi. C'è stata un po' una battaglia anche sui numeri, la Federalberghi in particolare nelle scorse settimane insomma un po' polemizzato, comunque ha fatto notare che invece i dati erano in calo, però ci sono questi altri dati che sono sicuramente parlano chiaro. I numeri sono chiari e confermano quello che da tempo andiamo dicendo, cioè che in Sardegna non si è mai volato così come in questo anno e non ci sono mai stati così tanti arrivi neppure sulle banchine dei porti sardi come quest'anno. Il numero complessivo dei passeggeri supera i 5 milioni e 400 mila passeggeri, è un numero record mai avuto prima. Gli arrivi superano i 2 milioni e 700 mila passeggeri, anche qui è un numero record superiore rispetto al 2002 e alla stagione che viene presa come riferimento pre-Covid 2019. All'assessorato dei trasporti serve rappresentare questo numero in tutta la sua come si può dire, in tutta la sua ufficialità. Sono i dati che vengono dalle società di gestione dell'aeroporto e dall'autorità marittima, quindi sono numeri certi. Poi tutte le altre considerazioni sono legittime, meritevoli di attenzione e di confronto, ma sono opinioni, considerazioni che non possono inficiare la verità dei numeri. I numeri ci dicono che quest'anno è una stagione record, sia per quanto riguarda il traffico complessivo nei tre aeroporti della Sardegna e nei quattro porti della Sardegna, cioè traffico complessivo, arrivi più partenze, e anche gli arrivi sono da record. Non c'è mai stata così tanta gente che è arrivata per nave e con gli aerei nella nostra isola. Le valutazioni, ripeto, di Federalberghi e di tutte le altre organizzazioni o degli operatori che dal turismo traggono linfa per la loro professione e le loro attività economiche sono meritevoli di attenzione, ma non possono mai mettere in discussione la verità dei numeri. Ecco, a proposito dei dati, io li ho qua sott'occhio, stonano un pochettino un po' quelli di Alghero, l'abbiamo fatto notare anche ieri nel nostro telegiornale. Alghero, che luglio-agosto 2023 stiamo parlando, ha registrato un traffico complessivo, arrivi più partenze, di 420.408, 21.654 passeggeri in meno rispetto al 2022, in calo anche gli arrivi, sempre rispetto al 2022, 9.977. Come dobbiamo leggerli questi dati? Ma io credo che sull'aeroporto di Alghero si siano dette tante cose. Noi quest'anno abbiamo fatto una cosa straordinaria, quella di non lasciare Alghero senza i voli della continuità territoriale. La continuità territoriale da Alghero è partita il 17 febbraio del 2023, così come è accaduto negli aeroporti di Cagliari e Olbia, nonostante che ad Alghero la gara del 31-12-2022 non avesse registrato nessuna offerta per l'aggiudicazione delle rotte. Abbiamo fatto una cosa straordinaria e una procedura d'urgenza straordinaria, forzando anche quelle che sono, diciamo così, le regole europee. Oggi per la prima volta si è conclusa una gara lo scorso mese che ci dice che Alghero avrà le rotte della continuità fino a ottobre 2024, così come per gli altri aeroporti. Alghero paga due cose. Uno è il cambio che c'è stato di compagnia nel collegamento in continuità, soprattutto sull'Alghero Roma, che è, per così dire, un aspetto che viene sempre considerato e che deriva dall'assestamento dei passeggeri, del traffico, degli utenti di quel servizio. Aeroitalia sta recuperando traffico, resta il tema di quello che è lo sviluppo strategico dell'aeroporto di Alghero, e mi sembra che la posizione della Regione su questo sia estremamente chiara. Personalmente ritengo che Alghero non tragga alcun beneficio dalla fusione con Olbia, che ha dinamiche particolarissime, per certi versi molto positive, che fanno sì che Olbia sia uno degli aeroporti che, soprattutto per quanto riguarda il periodo dell'alta stagione, la stagione estiva, sia uno degli aeroporti più appetibili dell'intera Europa e produca
ricavi e reddito in maniera straordinariamente grande. Alghero ha tutt'altre caratteristiche, ha tutta un'altra storia, nasce come aeroporto pubblico, mentre Olbia, come sappiamo, nasce dall'iniziativa privata del principe Aga Khan, per cui sono due realtà completamente diverse. Io credo che mettere insieme la realtà più forte nel periodo estivo con la realtà che ancora mostra segni di debolezza non aiuti certamente Alghero. Non fosse altro perché ritengo che prima ancora che bilanci delle società che gestiscono gli aeroporti, sugli aeroporti serva ragionare su quelle che sono le ricadute in termini di sviluppo economico e sociale nel territorio. L'aeroporto di Alghero deve accompagnare il nord-ovest a crescere, a riconquistare fette di mercato nel turismo e competitività nell'intero sistema economico. Olbia ha tutt'altra filosofia e un'altra dimensione. Fonderli insieme, a mio giudizio, significa relegare Alghero in una posizione di subalternità rispetto a Olbia, dalla quale non saremo in grado di uscire. Detto questo, ribadisco, questo è un ragionamento, per così dire, politico sullo sviluppo di Alghero. Diverso è la posizione che la Regione ha sulla procedura di fusione. Noi riteniamo che siano state violate norme di diritto pubblico e norme di diritto societario. E poiché il confronto con la società di gestione non ha prodotto fino al momento i frutti sperati, ci siamo rivolti al Tribunale delle Imprese di Cagliari perché la fusione venga fermata. Stato l'8 settembre, il Tribunale Civile deciderà sulla sospensiva. Si pronuncia sulla sospensiva, mentre il giudizio di merito è fissato per gennaio 2024. Cosa vi aspettate? Ma noi rispetteremo qualunque sarà la decisione del Tribunale al quale ci siamo appellati. Resta il tema di disegnare il futuro dell'aeroporto di Alghero, di garantirne la sua competitività e la sua operatività, tenendo conto di ciò che l'aeroporto di Alghero rappresenta per il territorio del Nord-Ovest. Se dovesse, faccio una domanda, se il Tribunale, prima il Tribunale Civile, dovesse decidere, diciamo, di non concedere la sospensiva e poi eventualmente dovesse arrivare un pronunciamento, diciamo, non a favore della Regione anche a gennaio, come si comporterebbe lei, assessore, considerando che poi a febbraio probabilmente avremo una nuova giunta regionale, però lei quale sarebbe la mossa successiva che farebbe? Ma noi anzitutto aspettiamo che si pronunci il Tribunale di Cagliari. Abbiamo fiducia perché le nostre ragioni vengano riconosciute, ma sul piano della condotta politica, per quanto riguarda le politiche degli aeroporti, restiamo fermi dell'idea che gli aeroporti devono avere un indirizzo strategico ed un controllo in mano alla Regione, non fosse altro per ciò che la Regione ha fatto in tutti questi anni negli aeroporti sardi, che sono stati realizzati con risorse pubbliche e il cui traffico viene sostenuto in maniera determinante da risorse pubbliche. La continuità territoriale si paga con fondi regionali, tutta l'attività di promozione che meritoriamente l'assessorato del turismo svolge nei tre scali sardi consente l'attivazione di quei meccanismi che portano quel traffico, per così dire, che semplicisticamente possiamo definire delle low cost, ma soprattutto gli aiuti regionali in termini infrastrutturali e non soltanto in quello della implementazione dei servizi all'interno delle strutture aeroportuali fa sì che le società di gestione aeroportuale fino ad oggi abbiano chiuso i bilanci in attivo. Tornando al rapporto Alghero-Olbia, secondo lei c'è il rischio che Alghero perda Ryanair? Perché si è parlato anche di questo, no? Se Ryanair non aveva ancora programmato tra l'altro i voli invernali, c'è stato tra l'altro un suo intervento, ha detto addirittura che Ryanair potrebbe aprire poi delle rotte a Olbia, eventualmente poi con il percorso di diffusione tra i due scali questa ipotesi potrebbe diventare davvero concreta. Ma io credo che con Ryanair la Sardegna abbia sempre un rapporto controverso, però io partirei da ciò che è stato di positivo, cioè Ryanair è arrivata in Sardegna partendo da Alghero con un aeroporto gestito, per tornare, da soci interamente pubblici che hanno avuto l'intuizione di stipulare i contratti con la low cost. Le dinamiche di Ryanair ed in particolare una comunicazione particolarmente aggressiva che Ryanair ha sempre tenuto e abbastanza tranchant nei confronti delle istituzioni e degli altri organismi, per così dire, che si frappongono a quella che è la sua missione, che è quella del libero mercato senza alcun intervento pubblico, credo che in qualche modo vada ricondotta a quelle che sono le questioni. Io
Ritengo che Ryanair voli laddove trova convenienza a volare, sta a noi far sì che le convenienze di Ryanair coincidano con quelle che sono le opportunità di sviluppo. Ed ecco perché serve una regia pubblica, ed ecco perché diventa determinante avere uno strumento come quello degli aiuti diretti ai vettori per l'apertura di nuove rotte, che con l'abbattimento del 50%, fino al 50% dei costi aeroportuali, consentono una programmazione di quelli che sono i collegamenti necessari, certamente al comparto turistico e allo sviluppo turistico dell'isola, ma che sappiano contemperare anche quella che è l'esigenza di mobilità dell'isola. Io credo che i contratti con le compagnie, diciamo, fuori dalla continuità territoriale oggi siano fatti secondo accordi commerciali che le società di gestione stipulano con le compagnie. Ecco, metterci dentro un po' di quella programmazione nell'interesse di tutti i sardi, io credo rappresenti già un punto di partenza per costruire rapporti virtuosi con le compagnie aeree, che al di là di tutte le speculazioni, dei loro limiti e delle loro politiche di prezzo e di profitto, che in certe occasioni danneggiano irrimediabilmente il nostro sistema economico e penalizzano il diritto alla mobilità dei sardi, facciano comunque il loro lavoro. Spetta a noi far sì che la regione faccia il suo e consentirgli di poter fare il suo. E la regione del trasporto aereo agisce certamente in quelli che sono i contesti istituzionali, ma deve trovare lo strumento che gli consenta di controllare, gestire e partecipare alle scelte strategiche di quelle che sono le gestioni aeroportuali, perché da lì passa il traffico aereo e sono le porte di accesso della nostra isola, e le chiavi delle porte di accesso della nostra isola non possono essere consegnate in maniera esclusiva a un operatore privato monopolista nella nostra isola. I sindaci su questo hanno assunto una posizione diversa, completamente diversa potremmo dire da quella della regione, se lo aspettava? Ma guardi, io credo sempre nella buona volontà delle persone, a maggior ragione degli amministratori che hanno la responsabilità di rappresentare comunità e interessi variegati e diversi. Io credo che la questione dell'aeroporto di Alghero meriti, se non altro, un approfondimento e una valutazione, per così dire, scevra da condizionamenti personali o di posizione. Credo che questi dati dimostrano che Alghero, nella stagione record della Sardegna, del traffico passeggeri e degli arrivi nei nostri scali, sta indietro. E io mi sono fatto un'idea precisa del perché Alghero stia indietro in questo momento, e penso che questo territorio debba difendere l'aeroporto e il ruolo che questo aeroporto ha sempre avuto nel suo territorio. La regione in ogni caso farà il suo dovere, e io personalmente cercherò di battermi per le cose in cui credo, e credo che senza un controllo e una partecipazione alle scelte strategiche della mano pubblica, cioè della regione, non ci siano benefici né per i cittadini, né per i turisti, né per le aziende di Alghero. Faccio una domanda politica, adesso abbiamo parlato di trasporti, però una domandina politica. Assessore, lei tra l'altro è un esponente di spicco del PISDAZ, tra pochi mesi si andrà a votare alle regionali, la posizione del PISDAZ qual è? Ma la posizione del PISDAZ non può che essere quella di riconfermare un quadro che lo ha visto protagonista di una stagione particolarmente complessa del governo della regione, nella quale sono stati ottenuti importanti risultati che credo la gente incominci a percepire nella realtà delle cose, prima ancora che nella propaganda della politica. Va bene, grazie Assessore. Per questa chiacchierata ovviamente sui trasporti, e soprattutto con un focus sull'aeroporto di Alghero. Grazie a voi, arrivederci.